conoscenza di questo progetto che la società israeliana Eco Recycling vorrebbe realizzare nell'area di proprietà della Chemie Solidale, quindi l'area ex Monte Edison presente nei nostri comuni. A seguito della presentazione del 7 marzo è scaturita una spontanea reazione unitaria delle forze politiche e delle associazioni che hanno sottoscritto questo manifesto che è girato nelle vostre case, Basta Veleni, per manifestare appunto la loro contrarietà in merito all'insediamento sul territorio dell'impianto. In seguito poi è stata decisa la realizzazione di questa assemblea, informare innanzitutto tutta la cittadinanza affinché ognuno possa prendere una decisione coscienziosa su questo problema e costituire un comitato, appunto un comitato civico, e in questa sede partire alla raccolta di firme che ha lo scopo di far vedere la nostra presenza all'interno del territorio. Ma Eco è stata costituita nel 2003 e ha un impianto attivo nel distretto di Haifa e intende appunto acquisire un ruolo di rilievo nel mercato europeo e anche statunitense nel trattamento dei reflui, così definiti wastewater. La Eco stessa dichiara che il suo processo soddisfa necessità di aziende che hanno bisogno di smaltire rifiuti pericolosi e petrolchimici altamente inquinanti. Come mai Econe è giunta qui a Castellanza? Che hanno bisogno di smaltire rifiuti pericolosi e petrolchimici altamente inquinanti. Come mai Econe è giunta qui a Castellanza? Perché appunto vuole realizzare qui in Italia alcuni di questi impianti di smaltimento, e prima di noi era approdata a Casal Pusterlengo in provincia di Lodi, ma in seguito alla formazione del comitato Comitato Casale Respiro, di cui sono dei rappresentanti, e alcune problematiche nel processo di presentazione del progetto stesso lo hanno ritirato, quindi non realizzando l'impianto di produzione a Casale Pusterlengo. Successivamente sono successi alcuni fatti curiosi riportati da alcuni giornali che abbiamo qui riportato. È stato riportato dal Cittadino il 26 ottobre 2011, questo è estratto di un articolo in cui dice: la Econ avrebbe ottenuto, denunciando a Casale, la rassicurazione che porterà avanti il suo progetto in provincia di Varese. Mentre sempre il Cittadino il 21 febbraio 2012 si viene riportato: sorpresa, la Econ ricompare a Varese, gli israeliani ci riprovano da un'altra parte. Il progetto è stato riproposto in provincia di Varese, a Castellanza, nell'area ex Monte Edison, a due passi dal centro del paese. Tipologia tecnica e modalità operativa sembrano identiche a quelle del progetto di Casale. Se nel Lodigiano la Econ arrivò nel 2010 per tramite di Assololi, con il beneplacito dei politici, come raccontato dai rappresentanti italiani della società israeliana, a Castellanza sembrano essere arrivati per via politico-amministrativa. E questi sono due estratti riportati da un giornale in data 26 ottobre 21 febbraio. Comunque ci è dato di sapere che sarà destinato al trattamento e dalla depurazione, quindi allo smaltimento sostanzialmente, di rifiuti liquidi che sono provenienti da aziende farmaceutiche e petrolchimiche in generale e di altri rifiuti speciali, in buona parte tossici. La capacità dell'impianto appunto sarebbe di trattare 500 tonnellate al giorno di rifiuti proveniente da tutte le aziende, buona parte delle aziende del nord Italia che attualmente smaltiscono in Germania, in Belgio oppure in Scandinavia. E l'arrivo di queste 500 tonnellate al giorno avverrebbe attraverso 30-40 mezzi, autocisterne oppure camion per il trasporto di rifiuti particolari, attraverso le strade appunto della nostra città. Questo è un estratto, una foto presa dall'area. In azzurro è evidenziata l'area dove andrebbe a insediarsi la Econ, e alla sulla sinistra è rappresentato il cimitero. Questo sarebbe il cimitero. E hanno bisogno dello smaltimento dei loro. E tutto il resto delle zone invece sono di proprietà di aziende chimiche differenti, non è tutta la proprietà di un'azienda sola, ma tutti i vari impianti sono stati venduti ad aziende differenti. Comunque l'area in azzurro è quella che in cui andrebbe a insediarsi questo nuovo impianto della Eco Recycling. Andrebbe a realizzarsi in una zona densamente abitata. Le prime case sono proprio appiccicate, insomma, al polo chimico, tra l'altro una zona che per oltre un decennio ha dovuto sopportare la presenza di industrie inquinanti, industrie che hanno inquinato sia l'area sulla quale insistevano in termini di inquinamento del suolo,
sia il territorio circostante in termini soprattutto di inquinamento dell'aria. La situazione ambientale del distretto di Haifa non ci sembra così rose e fiori come è stato detto più volte in questo mese e mezzo. Infatti si tratta di una delle zone più inquinate dello Stato di Israele, dove vengono registrati i livelli di inquinamento dell'aria più elevati. Vi è anche uno studio che potete trovare online nel quale si sono rilevate dei link, delle associazioni tra l'alto livello di alcune sostanze inquinanti presenti nell'aria, in particolare il PM10, e l'alta incidenza di alcune patologie. Cioè, il primo atto legislativo realizzato dal governo israeliano in merito di tutela dell'aria risale al 2008, è stato varato nel 2008 ed è stato reso poi effettivo nel 2011, quindi è relativamente breve. Non si tratta di uno Stato, a quanto ci risulta, che ha una pregressa cultura ambientale sviluppata. Andrebbe a sversare nell'aria degli effluenti, si parla di uno sversamento giornaliero di effluenti tossici e nocivi. Facciamo all'esperienza di Casal Busterlengo, a quello che era stato presentato per Casal Busterlengo, ipotizzando che si tratti grosso modo dello stesso impianto. Ovviamente si dice che si rispetteranno i parametri delle emissioni, ovviamente sulla carta non può che essere così dal punto di vista proprio legislativo, no? Altrimenti il progetto verrebbe cassato, ma noi teniamo a sottolineare che anche un piccolo innalzamento di sostanze inquinanti andrebbe a porsi in una zona, in un'area, dove i livelli di certe sostanze, ad esempio il PM10, sono costantemente superiori a quelli considerati a norma appunto per la salute. Vi è comunque una criticità, che è quella riguardante gli autotrasporti, i mezzi con i quali innanzitutto verrebbero portati a Castellanza i rifiuti da smaltire. La quantità di rifiuti da smaltire sarebbe 500 tonnellate al giorno. Ipotizziamo che se queste autocisterne arrivassero tutte cariche, vi sarebbero dai 30 ai 40 mezzi in entrata e in uscita sul territorio della città, sul territorio di Castellana. Dobbiamo aggiungere le autocisterne destinate al trasporto degli agenti, cioè delle sostanze che servono a far funzionare l'impianto, e anche in questo caso si tratta di agenti tossici, e ancora le autocisterne che serviranno al trasporto dei residui di lavorazione. Sensibile aumento del traffico urbano e quindi anche qui del relativo inquinamento dell'aria. E inoltre dobbiamo anche considerare il rischio di incidente. Avremo comunque dei camion contenenti materiali di scarto di industrie farmaceutiche e reagenti tossici che circolano nel centro della città. Questi impianti nell'area ex Montedison, occupando solo una piccola parte dell'impianto, potrebbe scatenare un effetto domino con un conseguente arrivo di altre realtà industriali o uno stesso ampliamento della stessa Econ. E anche per le caratteristiche della zona, tutte le varie forniture che sono anche all'interno della stessa area, di comunicazioni fra una parte e l'altra dell'impianto che sono già presenti, potrebbero favorire l'insediamento di altre realtà Elcon oppure non Elcon, prima dell'inquinamento del suolo, poiché all'interno dell'area di proprietà Chemisol sono state eseguite delle analisi di carotaggi del sottosuolo e delle falde acquifere, dalle quali sono emerse concentrazioni di sostanze inquinanti, in questo caso abbiamo riportato solo arsenico e manganese, ma ne sono presenti anche molte altre, che sono superiori ai valori di soglia. Edison rientra nell'elenco dei siti da bonificare stilato dalla Regione Lombardia. C'è un'altra criticità che è emersa: gli effluenti liquidi, la parte liquida che ne uscirà dall'impianto verrà convogliata al depuratore di Olgiate. E le acque di scarico che entrano nel depuratore probabilmente non saranno in grado di essere depurate, poiché il depuratore attualmente non è in grado di farsi carico anche di questo invio. Quindi anche volte in questo mese e mezzo che vi sarebbero anche delle opportunità per la città.
E a lui, appunto, come ha anticipato Iva, non sembra, e spiegheremo ora come sarebbe per coloro cui toccherebbe la spesa per l'intervento e non per la città o per l'amministrazione. E a chi tocca la spesa? In questo momento al proprietario, ossia alla Chemisol. Una volta fatta questa bonifica, promessa per ora solo verbalmente dai rappresentanti di Elcon, si andrebbe comunque ad inserire nuovamente in questo lotto un impianto ad alto impatto ambientale, cioè un impianto che, come abbiamo visto prima, presenta criticità dal punto di vista della salute pubblica e della tutela ambientale. Altra, diciamo, supposta opportunità dovrebbe essere quella dei posti di lavoro, no? Si fa il ragionamento seguente: l'impianto porterebbe di sicuro posti di lavoro, perché necessita di manodopera, di tecnici, di operari, eccetera. E si dice, tra l'altro, in un momento di crisi economica come quello attuale non si può rinunciare a un qualcosa del questo genere, in proporzione all'area occupata e all'impatto ambientale hanno uno scarso valore occupazionale. Basti pensare che l'impianto attivo ad Haifa di Elcon, ad esempio, ha 40 dipendenti. I numeri dati da Elcon sono stati ballerini, si è passati da un minimo di 20 dipendenti a un'ipotesi addirittura di 50, di 60 dipendenti per l'impianto castellanzese. Comunque noi, riguardo a questo, diciamo che il numero non ha importanza, no? 20 o 60 posti di lavoro non importa, perché è in gioco in questo caso la salute dei lavoratori che andrebbero a lavorare in quel luogo, ma anche di tutti i cittadini. Vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, a firmare dopo all'uscita presso i banchetti in fondo alla sala, a partecipare chi vorrà all'incontro che si terrà mercoledì prossimo alle 21 presso il circolo familiare di Viale Lombardia per la costituzione poi effettiva del comitato, e ovviamente ad essere costantemente informati sull'evoluzione della vicenda.